Cut. Ciao a tutti appassionati di anime e manga, sono Alex, come sempre invito a seguirmi qui su YouTube, su Instagram, su Twitch e anche al mio gruppo Telegram per stare sempre aggiornati. Tutti i link come sempre li trovate qui sotto in descrizione, vi ricordo inoltre di attivare la campanellina per restare sempre aggiornati. Oggi farò la recensione di Spies a Wolf, questa è la Double Edition, la nuova versione che ha fatto Planet Manga, prezzo 12,90€, sono due volumi in uno. Molto molto bello, mi è piaciuto molto, è un manga storico, seinen storico, fantasy, siamo ambientati in un'epoca fantasy, in un mondo fantasy per meglio dire, tardo medievale, europeo, dove Lawrence, che è un commerciante itinerante, quindi viaggia col suo carro di paese in città, compra magari la merce direttamente al produttore per poi andare a rivenderla, arriva in un villaggio famoso per il grano, che produce grano di ottima qualità, e questo villaggio ha venera una divinità protettrice, un lupo protettore che grazie a lui fa crescere il grano di qualità. Quando a un certo punto, quando sta per andare, si ritrova sul suo carro in mezzo alle pellicce una ragazza completamente nuda, però con orecchie e coda di lupo. La ragazza dice di essere Olo, cioè la divinità proprio appunto protettrice di quel villaggio, protettrice delle messi, della mietitura. E per farsi riconoscere trasforma una parte del suo corpo, una mano, in una zampa di lupo. Perché lei, fondamentalmente, il suo vero aspetto sarebbe quello di un lupo gigante. Però per comodità resta trasformata in una ragazza perché gli è più comodo viaggiare così. Dopo tutti i secoli che ha vissuto in quel villaggio, ha imparato molto su commerciare, come si trattano gli scambi commerciali, quindi i due raggiungono un accordo, visto che Olo ha il desiderio di tornare nel suo paese natale, nei boschi del lontano nord, che ha lasciato i suoi compagni, e appunto Lawrence l'aiuterà nel suo viaggio e Olo l'aiuterà poi appunto con gli scambi commerciali. Va tutto così bene, tutto così liscio? Ovviamente no. Arrivando in varie città affronterà vari problemi, varie tematiche, coni, fasulli, frodi, vediamo proprio tutti i segreti del commercio, e lo fa in modo molto interessante, non noioso, non è mera matematica, ovviamente c'è anche la matematica perché non ci può non essere, la contabilità, però te lo rende davvero in modo molto interessante. Intrighi anche politici, perché ovviamente i soldi e la politica sono molto legati, ovviamente anche da noi, quindi vediamo molti intrighi, alcune vendette, alcuni scontri in effetti, non è solo tutto rose e fiori, ma ci sono anche scontri, è ovviamente a tema fantasy, però non ci sono proprio chissà quali magie o combattimenti con la spada all'ultimo sangue, ecco. Sono proprio scontri, però interessanti, danno un po' di azione, però soprattutto fa vedere tutti i due protagonisti, i due personaggi con le loro fragilità, in particolare Olo, nonostante sia venerato come divinità, un essere primordiale che vive da secoli, in realtà si senta molto sola e Lawrence trova un compagno, più che un compagno di avventura. Piano piano il loro rapporto si evolverà durante l'avventura, e inevitabilmente è così, perché vivendo praticamente insieme per mesi e mesi e anni qualcosa succede, però è può zundere Olo, quindi soprattutto di fronte a lui lo scherza, di fronte agli altri vuol farsi vedere come un essere superiore, indistruttibile, che niente la tocca, ma in realtà è fragile, solo con Lawrence riesce a far uscire fuori questa sua fragilità, questa sua solitudine, che in realtà vuole essere insieme a qualcuno, non vuole più sentirsi sola, non si vergogna anche per niente di farsi vedere nuda, diciamo, sia da Lawrence ma probabilmente anche da altri, non si vergogna, scherza molto su sta cosa, e niente, comunque è una ragazza tsundere, molto carina, in effetti molto kawaii, non si può alla fine non amare. Lawrence fosse caratterizzato un po' di meno, lui il suo sogno di aprire un negozio fisso tutto suo, non essere un negozio itinerante,
staccarsi un po' dalle compagnie commerciali, perché esistono in questo mondo ovviamente delle compagnie commerciali, e tutti i mercanti, tutti i negozi, tutti i mercanti itineranti ovviamente fanno capo a una di queste compagnie, e una parte dei loro proventi dovranno sempre darla a queste compagnie, che la compagnia gli fornisce supporto logistico nelle varie città e soprattutto contatti, perché essere un commerciante vuol dire avere molti contatti. Chi ha i contatti migliori di solito ha anche le offerte e i guadagni migliori. Quindi vediamo molta, come ho detto, le varie monete, perché ci sono diversi coin nei vari regni, quindi una che vale di più, una che vale meno, le varie inflazioni, e davvero ti aiuta anche a capire molto come funziona l'economia, anche quella moderna. E l'ho trovato molto interessante, i disegni sono fatti molto molto bene, devo dire. Olo poi non si può non amare, è così kawaii in certe situazioni, e il fatto che possa trasformarsi in un lupo gigante e sterminare chiunque voglia la rende anche non far arrabbiare, come tutte le donne quando le fa arrabbiare diventano devastanti, però è una che provoca molto, soprattutto Lawrence. Guardate qua, è una che provoca molto, come in effetti tutte le donne ti provocano molto. Ogni tanto, vedete qua, dimostra un po' le sue fragilità, in alcuni momenti anche gelosa, anche Lawrence in alcuni momenti è geloso, un po' anche lui è uno zunderello in effetti. Però è molto carino, molto molto bello in effetti, soprattutto le interazioni che avranno Olo e Lawrence, poi altri vari personaggi che compariranno come contorno all'interno del manga. C'è anche la chiesa che farà la sua parte. Davvero è un vero e proprio mondo fantasy, diverso dal solito, perché il protagonista non è né un guerriero né un mago, ma è un semplice commerciante itinerante. Quindi è qualcosa di diverso, per me, a mio avviso, è fatto molto ma molto bene, davvero qualcosa di diverso che non si vede nessun'altra parte, perché quando giochi un RPG o fai il guerriero o fai il mago o il tank eccetera eccetera, qua non farai mai, non esiste la categoria commerciante, tu vai a commerciare. E quindi è un punto di vista diverso, soprattutto l'ambientazione fantasy, questo tardo medioevo, l'amo, l'adoro, perché è il mio periodo storico come costruzione, come tutto, ecco, fatto molto molto bene, quello che amo. Poi ovviamente, essendo comunque una divinità, diciamo divinità lupo, un essere lupo gigante, ovvio che c'è qualcosa di magico, non può non essere così, però è proprio risicato, ecco, non è che si fonda su quello, si vedono così tante. Più che altro è proprio Olo che non è l'unica creatura che è in mutaforma, che è in grado di trasformarsi o meno. E devo dire, mi è piaciuto molto. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate nei commenti, se l'avete letto, se volete recuperarlo, se avete intenzione di prenderlo appunto, o se non vi è piaciuto, ecco, se non è di vostro gradimento le tematiche. Io vi consiglio di prenderlo, perché proprio davvero ti insegna molto sull'economia, che se magari l'economia non interessa molto, però non ti annoia mai, perché c'è anche azione, c'è anche molta avventura, c'è anche sentimento, quindi ci sono davvero tante tante cose che snocciola al manga, quindi che lo rendono davvero interessante. Mi è piaciuto davvero molto, anche i disegni sono fatti molto molto bene. Noi ci vediamo ai prossimi video.